Il ricordo delle vittime nel memoriale di Auschwitz. Il Consiglio regionale ha celebrato il giorno della memoria nella struttura riaperta al pubblico lo scorso anno. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio, puntata dedicata interamente al giorno della memoria. Anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana ha scelto un luogo simbolo in cui svolgere la seduta solenne in occasione di questa particolare giornata che ricorda le vittime dell'Olocausto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il luogo scelto quest'anno è a Firenze ed è il Memoriale Italiano di Auschwitz in via Giannotti. Il memoriale venne realizzato nel 1980 nell'ex campo di concentramento dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, grazie alla collaborazione di un eccezionale gruppo di intellettuali, tra i quali spiccavano i nomi degli architetti Lodovico ed Alberico Belgioioso, dello scrittore Primo Levi e del compositore Luigi Nono, che produssero una delle prime installazioni multimediali al mondo. Al termine di una lunga vicenda, però, il memoriale rischiava di essere smantellato. È stata la Regione Toscana a portarlo a Firenze, ristrutturarlo e riaprirlo al pubblico nell'estate dello scorso anno, per non lasciare che andasse perduta un'importante testimonianza realizzata appositamente per il nostro paese. Oltre ai vertici della Regione hanno partecipato al Consiglio straordinario l'assessore del Comune di Firenze, Maria Federica Giuliani, il rabbino capo sempre di Firenze, Gadi Piperno, e Lorenzo Tombelli, presidente toscano dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. Iniziamo con le interviste e partiamo dal presidente della Regione, Eugenio Giani, intervenuto sul significato del Giorno della Memoria. E secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazifascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione questo memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini, e quindi oggi va fatto conoscere. La Regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti, ma anche dalla multimedialità di questo ambiente, di quale è stato il dramma che nella Seconda Guerra Mondiale ha portato i nazifascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei, ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma, la memoria perché non accada mai più. E dopo il presidente Giani sentiamo le interviste al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e ai due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, a 15 anni è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. In due minuti è riuscito a raccontarmi quanta violenza, quanta cattiveria, quanta barbarie può subire un uomo e quanta violenza un uomo può fare verso un altro uomo, una donna verso un uomo verso un'altra donna. Sì, è il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare
rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, e abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Ilaria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione. Sembra che l'uomo non dimentichi mai, e anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare, rispetto della persona, rispetto dei diritti, e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale, e credo che insomma oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che insomma l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si ripercuota più quanto è successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti. Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È una iniziativa, quella della giornata della memoria, che ricorre tutti gli anni ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace. Pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola a Cortona, nella mia Cortona, a portare copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. E lasciatemi in ultimo concludere ricordando che questo è l'80° anniversario delle stragi nazifasciste in Toscana, e dobbiamo essere uniti a riguardo per portare avanti in modo concreto la memoria anche di quei terribili fatti. Dopo le interviste istituzionali chiudiamo con Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale. La Fondazione ha l'obiettivo di realizzare i giardini dei giusti in tutto il mondo e utilizzare i mezzi di comunicazione, i social network e le iniziative pubbliche per diffondere il messaggio della responsabilità. A Nissim abbiamo chiesto l'importanza di celebrare la giornata della memoria in un contesto così particolare. Ma credo che prima di tutto sia un segnale molto importante anche in questo momento particolare che non solo si vive nel nostro paese, ma si vive nel mondo intero. Io quando ho fatto il mio intervento oggi ho spiegato che noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male, no? Perché ad Auschwitz è il punto finale, ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso, perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, molto differente da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici, no? Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, no? Perché il passato serve al presente, perché se non serve. E oggi io credo
che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà è una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità. E io lo dicevo anche oggi nel mio intervento, che sarebbe importante che anche Firenze rivitalizzi questo giardino dei giusti, perché esiste un giardino dei giusti, ma è anonimo. Ma i giusti, anche se Bartoli dice è meglio non saperlo perché ho fatto il bene e Dio mi dirà grazie, no? Perché, però noi invece dobbiamo mostrare le figure dei giusti come esempio morale per le persone, cioè i giusti, diciamo, servono per educare anche gli altri a fare qualche cosa, e credo che oggi più che mai c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno un po' di far credere all'individuo e di spiegare all'individuo che ogni persona può sognare e può fare dei miracoli, cioè anche se il mondo va in una cattiva direzione, qualsiasi persona potrebbe ingranare un ingranaggio perché il mondo vada in una buona direzione. Cioè, in fondo, Bartali, che improvvisamente gli viene l'idea di salvare degli ebrei, è stato un piccolo miracolo, no? Quindi questo piccolo miracolo è possibile, secondo me, per tutte le persone. Allora, una città come Firenze, che è visitata da milioni di turisti da tutto il mondo, è una città di cultura, è la città della storia italiana, allora merita di avere un grande giardino dei giusti, esattamente come questo memoriale. La Fondazione Galivo ha ottenuto dal Parlamento europeo il riconoscimento della Giornata dei Giusti, che ogni anno si celebra il 6 marzo. Abbiamo chiesto a Nissim l'importanza di ricordare con i giardini i nomi e le biografie delle persone che hanno aiutato i perseguitati dai nazifascisti. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Ma io penso che sia assolutamente indispensabile. Perché noi non dobbiamo dimenticarci che genocidi, crimini contro l'umanità avvengono per scelte degli uomini. Cioè, sono gli uomini che fanno il male, no? Non nasce da un evento naturale, e quindi allo stesso tempo gli uomini possono fare il bene. Cioè, noi dobbiamo un po' immaginare il mondo come un campo di battaglia, dove in questo campo di battaglia ci sono architetti del male, ci sono carnefici, indifferenti, ma ci sono persone giuste e responsabili. E in questa situazione, in questo campo di battaglia, ognuno può fare la sua scelta. Ma ritornando a Bartali, c'è un punto, secondo me, forse che andrebbe detto. Come mai Bartali dice «io non volevo che si sapesse», perché il bene è anonimo? In realtà la cosa è molto più profonda, perché chi fa del bene prima di tutto sta meglio con se stesso. Cioè, tu fai un'azione buona non perché sei votato a sacrificio, perché vuoi, pensi di andare nell'aldilà e Dio ti darà una pensione. No, non è questo. Il fatto che una persona che realizza un atto di umanità e a un certo punto, come dire, dentro di sé sta molto meglio, perché gli esseri umani sono sempre una relazione, no? Cioè, e quindi se l'esterno non funziona, dato che noi siamo una relazione, noi abbiamo un senso negativo. Quindi il messaggio da dare ai giovani, no? E che non odiare, fare il bene, aiutare il prossimo, essere responsabili è qualcosa che ti gratifica, e in fondo, diciamo, è l'elemento che anche dalla filosofia antica
che porta a quella che viene chiamata eudaimonia, no? Cioè lo stare bene, la felicità che viene dall'esercizio della virtù. Ecco, secondo me questo che dobbiamo fare, cioè dobbiamo spiegare ed educare che tutti hanno la possibilità di ergersi contro il male, perché farlo significa stare meglio con se stessi. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, dedicato interamente alla celebrazione del Giorno della Memoria. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.